Ciao, buongiorno, buon 2 novembre. Questa mattina a casa mia sono tutti a casa, e, a parte papà che è andato a lavorare, i bambini dormono quasi tutti. No, in realtà una sveglia si già si sente. E ne ho approfittato per fare una cosa veloce per la colazione, la torta di solo albumi. Siccome ieri ho fatto i bignè al cioccolato e ho usato 5 tuorli, mi avanzavano 5 albumi e non si butta via niente. Quindi l'alternativa era o fare le meringhe, ma le avevo fatte già per Halloween e non mi andavano, non le amo particolarmente. Per i bambini fatte una volta possono bastare. Ho deciso di fare la torta solo albumi, che peraltro può essere mangiata anche da chi ha problemi con il grano e con il glutine, perché anziché la farina normale ho usato la farina di riso. Quindi prendete un annetto di mandorle tritate, io ho fatto la ricetta del bimbi quindi l'ho seguita passo passo, 5 albumi, 170 g di zucchero, un etto di burro fuso e